devo ringraziare per il premio, il riconoscimento, il primo, quando il primo di solito quello che si ricorda poi nel tempo e rappresenta la memoria storica di questa manifestazione. Ma devo ringraziarvi per le belle parole centrali e centrate che hanno riguardato il mio impegno nel mondo del calcio, un impegno non sempre facile, particolarmente complesso, come sanno i miei amici Daniele Ortolano e Enzo Memmo, che vivono con me quotidianamente le tensioni, anche le esaltazioni del mondo del calcio. Io vi devo essere molto riconoscente perché oggi non mi sento ospite a Cupello. Ho toccato con mano ancora una volta la possibilità di sentirmi parte integrante e integrale di questa comunità, che poi si integra anche all'interno della comunità del mondo del calcio, del mondo dello sport. L'entusiasmo di tanti giovani, di tanti bambini, di tanti ragazzi che dedicano parte della loro vita, gran parte della loro vita alla pratica sportiva, e questo mi inorgoglisce nel toccare con mano il loro entusiasmo e soprattutto la possibilità di lanciare dei messaggi positivi, valoriali. Qualche giorno fa, in occasione di un'audizione che ho avuto al Senato, ho avuto il piacere di portare le ultime due pubblicazioni dei lavori della nostra federazione. Il bilancio integrato, un conto è scrivere nel bilancio integrato l'aspetto legato alla socializzazione, all'inclusione, allo sviluppo del calcio femminile, allo sviluppo dei settori giovanili, allo sviluppo, l'auspicio anche dello sviluppo delle infrastrutture, altro è praticarlo, altro è toccarlo con mano. E oggi, diciamo, quella parte valoriale, ho visto che c'è gente che davvero lo pratica. Lo pratica non in linea teorica, non lo pratica diciamo a titolo gratuito, perché queste attività valoriali sono attività che richiedono finanza, che bruciano finanza, ma che non producono finanza, producono valori, producono grandissimo attaccamento, radicamento sul territorio, producono capacità relazionali che sono non diverse da quelle che quelle meravigliose signore mamme, ecco, le generazioni che si uniscono nell'idea di stare insieme, nel parlare, nel raccontare i loro trascorsi, le loro storie di vita, le loro testimonianze, i loro problemi, le loro ansie, e tenersi per mano mentre sfogliavano i carciofi e mentre i ragazzini gioivano per aver visto un pallone. Ecco, questi punti di contatto fanno sì che questo diventi il principio leale, radicato di una grande comunità, che è quello che si tocca arrivando oggi a Cupello, e io sono particolarmente felice, sono orgoglioso di aver vissuto questo pomeriggio qui con voi, al di là del riconoscimento, che è un premio importante, ma mi avete fatto davvero un regalo straordinario nel farmi toccare con mano quelli che sono i principi, non dell'urbe, inteso come insieme di costruzioni, ma come civitas, secondo la vecchia civitas, finalmente la comunità che insieme alle pietre ha anche l'anima, e quell'anima che tocca ciascuno di noi ci consente di crescere nei reali e nei veri valori, non solo dello sport, ma anche della vita. E io vi devo dire con molta franchezza, quando nel mondo del calcio si parla in maniera quasi scontato del principio della solidarietà, perché è giusto essere solidari nel mondo del calcio. Beh, qui oggi è quello che noi auspichiamo. Dobbiamo lavorare su un'altra forma, un'altra forza di un sentimento che è il complemento e l'esaltazione della solidarietà, che è la fraternità.
Don Nicola, prima al campo, ha usato alcune espressioni, ci ha messo in condizioni di praticare il senso della fraternità. Sembrano due concetti simili, sono esattamente l'opposto, perché uno è il complemento dell'altro, perché mentre la solidarietà permette una pratica di un'organizzazione sociale che consente, pensa che i diversi devono diventare tutti uguali, il concetto della fraternità è esattamente il contrario, dove tutti gli uguali devono diventare diversi, uguali nella dignità, uguali nel rispetto dei principi, dei diritti, ma diversi nella capacità di saperli realizzare. Questo è il modo di intendere il nostro sport, questo è il modo di intendere lo spirito della comunità, questo credo che debba essere quella stella polare che ciascuno di noi deve inseguire. Sottolineo, non è facile, ne so qualcosa, ma dobbiamo tutti insieme, con la forza della nostra passione, centrare questi straordinari e meravigliosi obiettivi, che sono poi gli obiettivi della vita di ciascuno di noi. Un grande abbraccio a tutti voi e grazie ancora per la vostra. Grazie ancora a tutti, viva il presidente Gravina, viva Cupello!